Buongiorno a tutti ragazzi, è passata una nottata direi insonne e mi sono preso la notte per, a parte che ieri ero a lavoro, quindi mi sono preso la notte per poter ragionare meglio sul contenuto. Ieri sera avrei fatto un video solo di insulti e parolacce, cosa che non mi piace perché non mi reputo un tifoso da bar, quindi mi piace l'idea di ragionare, di pensare, di capire bene e ragionare e fare un'analisi più dettagliata e più lucida possibile. Napoli batte la Juve meritatamente 1-0 e sinceramente meno male che ha vinto solo 1-0, nel senso che il vincere 1-0 fortuna almeno la differenza reti, diciamo, ce l'hai ancora dalla tua parte, ma con un punto non serve assolutamente nulla. Differenza reti fa la differenza appunto se sei a 5 punti o a 2 punti. Così praticamente la differenza reti serve a niente praticamente. E chiaramente adesso giustamente i tifosi cominciano anche a cantare un De Profundis, perché adesso la Juve non può più sbagliare. Deve fare 4 partite e vincere tutte e 4. È vero che bisogna vedere se il Napoli vincerà a Firenze, cosa che non è così scontata, secondo me. E dipenderà anche quello molto dalla partita della Juve. Però la Juve non può più fallire. La differenza adesso è questa: la Juve adesso non può più giocare per col bassi tanto pareggiare. La Juve deve vincerle tutte. Per cui assolutamente dovrà trovarsi, come posso dire, degli stimoli ancora maggiori. Ieri il problema, giustamente a caldo si dice, si è giocato per il pareggio. Il problema di ieri è che non si è giocato, perché se si fosse giocato per il pareggio, io credo che io poteva pareggiare la partita. Invece, oggettivamente, ho visto una Juve sulle gambe, cioè molle, molle, molle da morire. Costa non ha fatto niente, Dybala non ha fatto nulla. Cioè, all'andata si è giocato per il pareggio e vincere in una determinata maniera, e l'hai fatto perfettamente. Oggi non l'hai fatto perfettamente, cioè ieri sera non l'hai fatto perfettamente, anzi, l'hai fatto molto 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 male, perché il Napoli ha avuto altre occasioni oltre al gol, e quindi ripeto, se l'è meritato. Il Napoli in questo momento sta meritando in questo momento di vincere un campionato per i demeriti che sta avendo la Juve, più che per i meriti loro. Cioè, Juve sta regalando veramente questo campionato. La cosa è fastidiosissima, fastidiosissima, perché ripeto, a questo punto, se fosse successo che il Napoli non perdeva con la Roma, non perdeva, noi ci trovavamo dietro, noi di qua, purupum, 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 insomma, arrivavamo allo scontro diretto dietro, rimanevamo dietro, probabilmente faceva meno male. Questo scontro diretto ce li avvicina, non sono ancora davanti, però ti dà la sensazione che la Juve non abbia la forza per poter vincere a Milano, non abbia la forza per poter vincere a Roma, e questo purtroppo è quello che dà più fastidio. Che oltre al problema della partita, c'è il problema delle prossime partite, dove la Juve non sembra particolarmente in palla per poter portarle a casa. Io mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che la settimana di riposo piena della partita dell'Inter possa portare benefici alla Juve, ecco, ma una Juve che sicuramente dovrà fare un esame di coscienza, perché se le donne vanno col Brescia a giocarsi lo scontro diretto con 2 risultati su 3 e lo perdono, se loro vanno a giocarsi lo scontro diretto con Napoli con 2 risultati su 3 e lo perdono, forse qualcuno sta sbagliando qualcosa anche in società, a livello di mentalità non va bene, perché comunque, ripeto, ma non è poi la voglia di pareggiare la partita, perché a un certo punto anch'io ho detto pareggiamola, va bene. Il problema è stato proprio gli errori nel possesso. Ripeto, puoi anche giocarla per pareggiarla, ma non puoi sbagliare quel pallone lì. E poi il gol di Koulibaly, onestamente, è un gol da oratorio a livello difensivo, perché lui salta bene, salta in alto, colpisce bene, però da solo completamente. Cioè lì Benatia fa delle partite eccezionali e poi si perde negli ultimi minuti. Guarda anche Madrid con delle cappelle enormi. Questa su Koulibaly è grave, se l'è perso totalmente. Koulibaly arriva praticamente a tirare una castagna addosso a Buffon di testa, che
anche Buffon, la palla di prima, poteva anche tentare perlomeno di bloccarla, non era una palla così importante, poteva evitare di buttarla in angolo. E niente, ragazzi, ci siamo trovati, adesso ci troviamo a meno uno, cioè più uno. E sì, è vero, io ho ancora in testa la classifica. Spero, ma sarà difficile che faccia 12 punti. La Juve deve tornare a fare la Juve. Questa forse è la cosa più difficile. La Juve deve tornare a fare la Juve. La Juve deve tornare a fare la Juve. Intanto bisogna vedere poi, ripeto, se il Napoli le vincerà tutte e quattro, perché non è neanche questo scontato. Questo lo vorrei ricordare, perché se no sembra che sia tutto rose e fiori. Secondo me Napoli non le troverà facile a Firenze. Però, detto questo, tu devi vincere a Milano, perché è chiaro che se tu perdi a Milano o pareggi, Napoli va a Firenze con una carica che sarebbe capace di battere il Real Madrid pure. E tu invece vai a giocartela con l'Inter, che è in piena zona Champions, e lì te la devi giocare, devi vincere, anche perché vincendo toglieresti pressione alla Roma per la penultima, alla penultima giornata, quindi la Roma giocherebbe forse con più tranquillità la penultima, tutto qua. E quindi niente ragazzi, io non sono molto più molto fiducioso, se sincero, perché ieri ho visto, è da Crotone che ho visto Crotone e Napoli, una squadra veramente sulle gambe. Spero che questo momentaccio riescano a farlo passare con questa settimana, che il gruppo faccia spogliatoio, come si dice, cioè faccia gruppo compatto e si provi ad andare a vincere a Milano. Non è facile, però insomma la Juve quest'anno ha vinto a Roma con la Lazio, ha vinto a Torino nel derby, ha vinto a Firenze, ha vinto a San Siro col Milan, ha vinto al Bernabeu, ha vinto a Wembley. Insomma, la Juve ha le potenzialità di vincere anche a San Siro, cosa che mi auguro faccia, perché oggettivamente c'è bisogno solo di quello, di un risultato. Ciao ragazzi!